Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobot.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi parleremo di lui, che ha bisogno di ben poche presentazioni, il nostro Commander Optimus Prime, rappresentante assoluto di tutto l'intero brand Transformers. Mi piace ricordare l'episodio in cui in forma di camion rotola giù per la montagna e tutti noi bambini ad aspettare il giorno dopo per sapere cosa è successo al nostro eroe. Sicuramente non tra gli episodi più memorabili, ma di certo saremo in tanti a ricordare in modo particolare quell'episodio. C'è una ditta a terze parti, la Magic Square, che insieme ad altre ditte sta facendo miracoli con la classe Legends. La classe Legends sarebbero i Transformers di dimensioni ridotte, quindi 10, 11, 12, 13 cm, più o meno quelle dimensioni lì. E a livello ingegneristico queste ditte stanno facendo davvero dei miracoli. La Magic Square ha anche prodotto dei modelli in classe Masterpiece. In particolare è appena uscito questo signore, il Light of Peace, sempre su Optimus Prime, che avrebbe tutte le carte per essere il definitivo, ma dico avrebbe, e andremo a vedere perché. Andiamo di là a parlarne. Iniziamo subito dal grande punto di forza di questo modello, che è l'estetica e la show accuracy. Una pulizia davvero totale in questo robot, che quasi lo fa sembrare una action figure non trasformabile. Come dico sempre, quando si fa una video recensione, e non sempre è facile, bisogna uscire dal discorso mamma mia quanto è figo, perché questo modello è davvero figo. Aggiungo che le articolazioni sono rigidissime e la posabilità è totale, però appunto quando si fa una video recensione bisogna calare il modello nella linea in cui viene introdotto. In questo caso stiamo parlando della Masterpiece. La Masterpiece, come sapete, è l'eccellenza assoluta e va a cercare di proporre le versioni definitive dei personaggi. Quindi è chiaro che adesso questo personaggio andremo a paragonarlo con altri Masterpiece ed è lì che troveremo pregi e difetti. Per valutare in modo realistico questo modello è fondamentale porre l'accento sul prezzo e sul discorso qualità-prezzo. In tal senso è doveroso il confronto con il Transform Element OP Leader, in quanto come fascia di prezzo siamo lì. O meglio, l'OP Leader te lo portavi a casa con circa 90 euro spedito, e per questo lo dico da mesi e mesi. Sono certo che penso che per sempre non ci sarà più un prodotto con qualità prezzo simile ad un prezzo tale. Questo è un prodotto da circa 110 euro, quindi più o meno siamo lì. Dunque il confronto va fatto inizialmente su questi due prodotti, che hanno praticamente lo stesso prezzo, 10 euro più, 10 euro meno. Dunque, se parliamo di estetica e posabilità, sicuramente il Magic Square vince su tutti i fronti. Pulitissimo anche il Transform Element, ma notate subito questa parte di veicolo. Il discorso cambia se iniziamo a parlare di peso, materiali e verniciatura. Dunque, il Transform Element, che ovviamente per abbattere il prezzo anche qui sono andati leggeri con la verniciatura,
però ha dei punti, soprattutto nelle gambe, dove l'idea di verniciatura c'è. In questo Magic Square invece sì, totale show accuracy, però dà proprio l'idea di una totale mancanza di vernice, quindi dà l'idea appunto di questo stupendo robot, però come si suol dire dà l'idea di plasticone, poiché a parte un po' di metallo nelle marmitte è completamente in plastica, invece il Transform Element se non altro ha metallo nelle gambe, cosa che gli dà più peso, per non parlare della mescola delle plastiche. Non dico che siano plastiche fragili queste della Magic Square, ma sicuramente sono troppo sottili per ciò che ci ha abituato la linea Masterpiece in generale. Se questo fosse un Masterpiece di qualsiasi marchio, Takara, Fans Toys, di qualsiasi marchio, non esiterei a dire che le plastiche sono troppo sottili per un Masterpiece. Questa è una cosa oggettiva. Lo stesso Transform Element, che costa comunque 20 euro in meno, ha plastiche più spesse, più resistenti, lo senti subito al tatto. Quindi le plastiche del Transform Element sono di maggiore qualità, oltre alla presenza del metallo che gli dà più peso e oltre ad un accenno di verniciatura, come dicevo, almeno nelle gambe. Quindi per quanto riguarda le finiture, sicuramente il Transform Element è migliore. Per non parlare di presenza di residui di plastica qua e là su questo Magic Square, che è un'altra cosa fastidiosa. Quindi ribadisco, la sensazione è di un mod strepitoso dove purtroppo si sono persi via nelle finiture. Quindi materiali, verniciatura e tutto quanto detto prima. Ribadisco che stiamo parlando di Masterpiece, non dell'ultimo prodotto da scaffale. Quindi la valutazione, per essere più ampia e oggettiva possibile, va fatta inserendo il prodotto all'interno di tutto il discorso Masterpiece, quindi a 360 gradi. Chiaro, se andiamo a prendere come termine di paragone Hound, tra l'altro mold stupendo che hanno rovinato con queste plastiche pessime ed indifendibili, appunto, se come termine di paragone si va a prendere questo Hound con le plastiche peggiori mai prodotte, è troppo facile così dire: ah, queste plastiche sono migliori. Ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando qui delle peggiori plastiche mai prodotte. Queste non sono le peggiori mai prodotte, però ribadisco, sono troppo sottili per un Masterpiece, e qui andiamo a prendere l'eccellenza, che è la Fast Toys. Dunque, questo prodotto Perceptor Tesla 2.0, che come vedete è ben più basso di questo Optimus, pesa il doppio poiché c'è metallo, per non parlare della consistenza dei materiali, per non parlare della verniciatura. Quindi questo prodotto sì, costa di più, però appunto, come dicevo all'inizio, bisogna porre l'accento sul prezzo. Per un prodotto da 110 euro questo è ottimo. Ripeto, come prodotto da 110 euro questo è ottimo, perché poi è troppo facile dire: ah, si critica facilmente. No, come prodotto da 110 euro, lo dico la terza volta, è ottimo. Però per valutarlo all'interno di tutta la linea Masterpiece, quando si acquista appunto un Masterpiece e ci si chiede: questo Optimus è la versione definitiva di Optimus, che sarebbe di solito l'obiettivo della Masterpiece, di certo non è la definitiva, e mi dispiace tantissimo dirlo, poiché il mold è davvero strepitoso. Se avesse avuto un po' di metallo nelle gambe, un po' di verniciatura, meno sbavature della plastica e in generale le plastiche più resistenti, a mio parere saremmo di fronte con ogni probabilità al mold su Optimus definitivo. Quindi, a mio modesto parere, avrei preferito pagarlo 150 anziché 110 e avere verniciatura, plastiche più spesse e un po' di metallo, anziché pagarlo 110 con tutte le mancanze descritte prima. Comparazioni con il Masterpiece 10 Optimus Prime, Masterpiece Sunstreaker e Masterpiece Ultra Magnus. We'll be right back.
Vorrei sottolineare con forza quanto spettacolare sia questo mold. Proprio per questo mi dispiace molto, ma veramente tanto tanto, il discorso fatto prima sulle finiture, che lo ribadisco, per 110-120 euro la qualità prezzo c'è, ma se parliamo di un Optimus Prime definitivo, dico ma che grandissimo, porca miseria, peccato, questo sarebbe stato a mio parere il definitivo, ma semplicemente per le pecche descritte prima non lo è, ma il mold resta davvero davvero spettacolare. Ed ora, caro Optimus, veniamo a noi. Ci prendiamo la nostra bella solita birretta che ci fa tanta bella compagnia. L'apriamo e voilà, e andiamo a trasformare.
trasformazione davvero fluida e ben congegnata, però purtroppo, soprattutto durante la trasformazione, si sente questa sensazione delle plastiche che si piegano tra le dita e non è assolutamente una bella sensazione. Ruote in gomma morbida, specchietti laterali e portiere apribili. Il retro forse un po' discutibile, ma devo dire che su altri Masterpiece si è visto ben di pezzo. Si vede anche qua una porzione di robot, ma stesso discorso, si è visto di pezzo. È molto carina la possibilità di avere due tipi di innesto, questo per il rimorchio del Masterpiece 10 e invece abbiamo quest'altro per il rimorchio dell'MP44, quindi andiamo ad innestare il rimorchio del Masterpiece 10. Ovviamente con l'aggiunta del rimorchio va ad accentuarsi la carica evocativa. Comparazione con Masterpiece 20 Wheeljack e Masterpiece 21 Bumblebee. Devo dire che nel complesso la modalità alternativa non è di grande impatto come robot, tuttavia questo non è un problema. Il problema principale di questo modello è tutto ciò descritto prima. Le plastiche durante la trasformazione non subiscono alcun stress mark, fanno tutto ciò che devono fare, ma il problema resta quello. Assolutamente non posso, non mi sento di dire che queste siano plastiche adatte ad un Masterpiece. In generale mi sentirei di consigliarlo soltanto ad un prezzo che non superi assolutamente i 120 euro, ma soprattutto senza l'aspettativa di avere tra le mani l'Optimus Prime definitivo. Pur essendo un prodotto comunque di qualità per il prezzo che ha, assolutamente siamo ben lontani in questo modello dall'Optimus appunto definitivo. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.